Incredibile, incredibile ciò che sta trapelando nelle ultime 24-48 ore. Jeff Bezos è un nuovo proprietario del Napoli. Ciao ragazzi, ciao e bentornati da me. Non mi sarei mai aspettato di parlare prima del PIF che acquista il Newcastle, poi di parlare del PIF che acquista l'Inter. Adesso è il step successivo, dobbiamo parlare del PIF che acquista, scusate, del Napoli che viene acquistato da Jeff Bezos. Cosa, ragazzi, veramente il mondo dell'imprenditoria. Però abbiamo, ragazzi, tanto di cui parlare, tanto materiale, per cui prendetevi il vostro, non so cosa state mangiando, mangiatevi il vostro panino al volo in pausa pranzo e godetevi il video. Vi ricordo ragazzi che ogni giorno esco alle 7:45 un video e uno in un orario tra 18 e 21 oppure direttamente in post partita. In questo caso oggi che è giovedì ci sarà il post partita, quindi non perdetevelo assolutamente. Poi magari c'è un giorno in cui pubblico due video, ma vabbè. Incredibile. Jeff Bezos ragazzi acquista il Napoli. Jeff Bezos ragazzi ho scoperto che lui già ha qualcosa. Mi è caduto un coso. C'è qualcosa, ragazzi, a Napoli. Se non sbaglio, un centro spaziale, qualcosa del genere a Napoli. E vi ricordo che Amazon è sponsor del Napoli, quindi almeno sa cos'è il Napoli. Uno può dire grazie, lo sponsorizza, ma è mica lui che va da De Laurentiis a dire vi posso sponsorizzare. No, però, ragazzi, c'è una cosa perché. Andando ad analizzare i top club che potrebbero essere venduti, c'è cioè l'Inter che è in mano ai cinesi e in caso c'è il PIF, la Roma che è in mano agli statunitensi e ai Friedkin, la Lazio che non viene venduta manco a morire da Lotito, stessa cosa per Cairo che non vende a morire manco il Torino, Commisso che è alla Fiorentina, la Juve che è degli Agnelli. Il Milan che è in mano agli statunitensi, se non sbaglio, a quel fondo, e poi ragazzi l'Atalanta che è in mano a Percassi. Quell'unica che forse rimane un po' più scoperta è il Napoli. Il Napoli, ragazzi, voi non so, penso lo sappiate, ma il De Laurentiis Aurelio ha una clausola, la clausola ve la dico dopo, ha sia il Napoli e dal 2018, se non sbaglio, anche il Bari, squadra attualmente in Serie C. C'è questa, ragazzi, una clausola perché dice che De Laurentiis entro il 2024 deve vendere una delle sue due società tra Bari e Napoli. Io, ragazzi, sarebbe incredibile se lui vendesse il Napoli. Dipende poi, secondo me, ragazzi, se Jeff Bezos acquistasse il Napoli lo acquisterebbe per una cifra intorno al miliardo. Non penso di più, non penso neanche di meno. E sapendo quanto sia pappone il buon Aurelio De Laurentiis, non mi stupirei neanche più di tanto. Sarebbe veramente clamoroso se il Napoli venisse venduto a Jeff Bezos. Cioè, Jeff Bezos acquista il Napoli. Allora domani, non lo so, no, non lo so ragazzi, Elon Musk acquista il Cagliari. L'unica squadra che mi è venuta in mente perché prima stavo per dire la Ferrari acquista la Juve, però Ferrari, Fiat, Lapo Elkan, John Elkann sono tutti attaccati, quindi la Juve c'è in qualche modo sulla Ferrari. Fu così. Max Verstappen, nuovo pilota della Ferrari. Max Verstappen, pilota del pullman della Juve. Sarebbe veramente bellissimo vedere anche Charles Leclerc guidare, ma vabbè, non lo so, ragazzi. Non penso Jeff Bezos acquisterà dagli Stati Uniti, c'è qualcuno che è sicuro acquisterà Jeff Bezos acquisterà il Napoli. Non penso, però mai dire mai, chi lo può sapere. Jeff Bezos ha i soldi e i soldi sono tanti. Saremo. Signori, io vi auguro una buona giornata, vi ricordo che probabilmente 23:30 in caso di supplementari, mezzanotte meno qualcosa. Caso di rigore uscirà il post partita di Lecce Roma. Ci vediamo ragazzi, tanti video.